Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo parlando dello Stella Maris di Montesilvano, un'opera che ha suscitato in passato tantissime polemiche e che adesso dovrebbe trovare finalmente una giusta collocazione, una ristrutturazione grazie ai lavori che cominceranno nel mese di settembre, finanziati attraverso il master plan che dovranno appunto ridare vita alla struttura sul lungomare di Montesilvano. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Partiranno a settembre i lavori di recupero della colonia Stella Maris di Montesilvano. Il restauro riguarderà per il momento il primo lotto. È una felice e riuscita giornata quella di oggi, che consente alla città di Montesilvano, alla provincia di Pescara ma all'Abruzzo, di poter puntare a una rivisitazione complessiva di questo plesso e soprattutto decidere definitivamente l'utilizzo che se ne farà. Noi abbiamo puntato alla colonia marina e su questo siamo pienamente in relazione con la regione, col presidente D'Alfonso, ma soprattutto con gli obiettivi che i comuni potranno condividere con questo edificio, portando i ragazzi appunto a fare attività turistica marina in estate, e d'inverno lo utilizzeremo invece come convitto per l'alberghiero. Noi puntiamo a far partire entro settembre i lavori del primo lotto che oggi consegniamo e certamente avremo almeno un tempo di 4 mesi per concludere il primo lotto di lavoro. Nel frattempo ci sarà l'avvio delle procedure non appena il presidente D'Alfonso ci comunicherà il finanziamento master plan che sta agli atti della regione, e anche lì possiamo procedere a fare il secondo lotto e il terzo lotto che metterà definitivamente a disposizione l'edificio interno e esterno, perché ci sono spazi importanti da sistemare. Partiremo speditamente con la ristrutturazione di questo fabbricato, che è stata già in passato iniziata, e noi dovremo fare una serie di finiture per cercare di ridare questo fabbricato così importante anche per la storia della provincia di Pescara e del comune di Montesilvano alla fruibilità dei cittadini. Un fabbricato storico del 39, costruito durante il periodo fascista, l'architettura ne testimonia la sua data. Adesso stiamo restaurando anche il cinema teatro Michetti a Pescara e ci accingiamo ad iniziare i lavori alla colonia Stella Maris di Montesilvano con grande orgoglio e con grande piacere. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo, dove è arrivata la firma sull'accordo per l'avvio della procedura di mobilità per 29 lavoratori della Team, società che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo abruzzese. Ora bisogna aspettare il sì da parte dei lavoratori nell'assemblea che si terrà mercoledì prossimo. Allora andiamo ad ascoltare i dettagli nell'accordo nel servizio. Dopo 9 ore di trattative è stato sottoscritto ieri sera il verbale di accordo per quanto riguarda l'avvio della procedura di mobilità per 29 dipendenti della Team, la municipalizzata del comune di Teramo, che si occupa della raccolta dei rifiuti. I licenziamenti dovevano scattare lo scorso 21 giugno e grazie al lavoro dei sindacati è stata trovata una soluzione per cercare di salvaguardare i posti di lavoro. Un accordo che non lascia completamente soddisfatti i rappresentanti dei lavoratori, che però hanno dovuto prendere atto della forte crisi aziendale. In sostanza l'accordo prevede che 25 dei 29 lavoratori in esubero vengano ricollocati con tempistiche diverse, parte in Team, parte in altre aziende, tutti però con contratti part-time al 50%. Nel dettaglio 7 lavoratori saranno riassorbiti subito nei servizi di igiene ambientale, nella cura del verde pubblico e nella pulizia dei locali aziendali. Entro il 31 dicembre 2017 4 lavoratori tra quelli posti in mobilità senza incentivo confluiranno nella nuova società che si occuperà della gestione del centro raccolta dei rifiuti, mentre entro la fine di quest'anno altri 6 lavoratori saranno reimpiegati attraverso la ditta che gestirà il programmato servizio di call center. Nell'accordo poi sono stati previsti anche degli incentivi in caso di mancata opposizione al licenziamento. Per 2 lavoratori prossimi alla pensione ci sarà un assegno netto mensile di 300 euro fino al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre per gli altri 1.000 euro lordi al mese per ogni anno di anzianità, con un tetto massimo di 10.000 euro. In bilico restano gli 8 lavoratori che attualmente si occupano della pulizia del Tribunale di Teramo, la cui proroga al contratto scadrà a fine luglio e per i quali ci sarà un ulteriore incontro nei prossimi giorni, e 2 lavoratori per i quali al momento non è stata trovata ricollocazione. Il tutto passerà al vaglio dell'Assemblea dei lavoratori prevista per mercoledì 29 alle 19:30.
Ed ora una notizia di cronaca. Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale Trignina nei pressi dello svincolo di San Salvo in provincia di Chieti. È morto alcune ore dopo il ricovero nell'ospedale di Vasto un 41enne di Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso, coinvolto in uno scontro assieme ad altre due persone. L'automobilista molisano viaggiava in direzione mare su una Citroen C2 che si è scontrata con una Hyundai i30, i cui occupanti sono ancora ricoverati, uno a Vasto, l'altro a Termoli. Delle indagini sulla dinamica dell'incidente si sono occupati i carabinieri della stazione di San Salvo. Adesso apriamo la pagina politica. Continua la querella all'interno di Forza Italia dopo il risultato delle elezioni amministrative in Abruzzo. Ad accusare i vertici regionali negli scorsi giorni è stato il senatore Antonio Razzi, che oggi abbiamo intervistato con Francesca Romana Testi. Un botta e risposta a mezzo social che dal post ballottaggi vede i rappresentanti del centrodestra accusarsi avvicendevolmente di colpe, fallimenti e sconfitte. Il senatore Antonio Razzi aveva aperto le danze e a seguire erano stati Mauro Febo e Lorenzo Sospiri e poi ancora Nazario Pagano. Da un lato Razzi chiede di andare a casa chi oggi ha perso presidi importanti su tutto il territorio. Siccome io sono uno sportivo e frequento il calcio, di solito quando una partita si perde si cambia calciatore, si cambia allenatore, e io ho detto solo che abbiamo perso 6-0 qui in Abruzzo. Addirittura in alcuni paesi hanno fatto l'accoppiamento con i rivali del PD e hanno perso pure lì, perché il cittadino capisce questi intrallazzi che si vogliono fare, non sono fessi, loro magari lo vorrebbero far passare così, invece no. Poi addirittura mi si accusa che io vengo da lontano. Beh, anche dico, io non è che sono Papa Francesco, anche Papa Francesco quando è stato eletto ha detto io vengo da lontano. Sì che io vengo da lontano, vengo dalla Svizzera, ma non pensano che io sono uno che si può calpestare, questo no. Afferma di essere stato boicottato sin dall'inizio dai rappresentanti abruzzesi, di essere stato sempre escluso da inviti e incontri e di non aver potuto dare un contributo per evitare la disfatta, e spiega che oggi la politica ha subito un mutamento e loro non stanno al passo. La politica del Novecento non c'è più, c'è la politica del terzo millennio. E del terzo millennio cosa significa? Significa che bisogna stare in mezzo alla gente, fra la gente, e sentire tutto quello che la gente ha da dire, e magari di quello che gli fa bisogno. E ieri pomeriggio nella sala consiliare di Roseto si è svolta la cerimonia di proclamazione ufficiale del sindaco e degli eletti. Vediamo. Sono tremendamente emozionato, vi prego di comprendere, sono un ottimo oratore anche per lavoro, ma oggi non riesco a dire granché, se non che vi ringrazio per questa presenza così numerosa, assolutamente inattesa. Questo è l'abbraccio più inatteso. Apparteniamo a gruppi politici diversi, a una concezione diversa, ma abbiamo grande rispetto e quindi gli riconosco l'onore delle armi. Il nuovo sindaco ha fatto i complimenti e l'ha ringraziata per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni. Sì, abbiamo cercato di dare il massimo nell'interesse della città, abbiamo lavorato veramente sodo, sono soddisfatto del lavoro fatto, la città ha scelto diversamente, e questo ovviamente va rispettato, il volere dei cittadini. Adesso Sabatino Di Girolamo è il sindaco di tutti, anche il mio sindaco, e con lealtà io sarò a disposizione nell'interesse della città. Penso che amministrare una città così vasta territorialmente sia effettivamente difficile. Penso che il sindaco uscente in ogni caso meriti un ringraziamento, perché sicuramente si è dedicato con tutta la buona volontà per 5 anni alla città, e quindi era doveroso un ringraziamento. Non manca l'esperienza né in me né nel mio gruppo, e quindi confido di farcela con un impegno costante e quotidiano. Abbiamo voluto rispettare la volontà degli elettori e non abbiamo voluto fare apparentamenti per non stravolgerla.
Adesso qualsiasi contributo ulteriore sarà gradito, specie se proveniente da forze che sono affini elettoralmente a noi, come quelle della sinistra. Se non ci fosse un posto in giunta per voi, cambierebbe qualcosa? Tutto e nulla, cioè un posto è uguale a zero, è uguale a 5. Vediamo che cosa accade anche a livello programmatico, a livello generale, quindi di volontà, non è un problema di uno. Un mare di polemiche, quello di Pescara, continua a restare infatti al centro dell'attenzione il tema del mancato divieto di balneazione dello scorso anno, che è oggetto anche di un'inchiesta da parte della magistratura, e ci sono state le richieste di rinvio a giudizio per il sindaco e per il vice sindaco rispettivamente Marco Alessandrini ed Enzo Del Vecchio. Le opposizioni ovviamente continuano a polemizzare chiedendo le dimissioni del sindaco e dunque dell'amministrazione. Sentiamo. L'ECA afferma che sarà un'estate senza mare inquinato. L'ARTA annuncia che per evitare errori le analisi saranno recapitate direttamente alla Capitaneria di Porto. I balneatori spendono soldi per fare analisi per proprio conto. Le opposizioni di oggi danno la colpa alla politica e all'amministrazione comunale, che ricorda intanto che l'assenza di depuratori che smaltiscono i liquami non è un fenomeno recente. Pescara continua a restare al centro dell'attenzione con il valzer della balneabilità 2016. Si cerca sempre di scaricare le responsabilità addosso a qualcun altro, ma mi pare invece del tutto evidente che due sono i fatti essenziali e sono fatti che riguardano la giunta Alessandrini e la giunta D'Alfonso. Il disastro dello scorso anno sull'ordinanza sì, ordinanza no, è sotto gli occhi di tutti. Quello che è venuto a mancare oggi sicuramente è il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ormai nessuno è più disposto a fare il bagno anche quando le analisi sono positive. E questa la dice lunga, e la responsabilità non può che essere addossata che al sindaco Alessandrini, reo di aver combinato il disastro dello scorso mese di agosto. Tra le accuse del centrodestra anche quella rivolta al governatore PD Luciano D'Alfonso, che aveva annunciato l'esecuzione di lavori per l'abbattimento della tanto polemizzata diga foranea, che ad oggi resta lì dove l'hanno costruita. I tempi per la realizzazione dell'intervento di apertura della diga foranea sarebbero stati immediati, sempre sulla scorta di questa regione facile e veloce che lo caratterizza. Invece la regione di D'Alfonso non è né facile né veloce, anzi è molto lenta, tanto è vero che la diga foranea è ancora lì, che ci sono problemi in continuazione e che soprattutto le condizioni del mare continuano a essere quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Anche oggi il vice sindaco Del Vecchio doveva essere qui con un dirigente del provveditorato alle opere pubbliche, non si è neppure presentato in commissione per affrontare, così come avevamo richiesto, la questione. Questa la dice lunga, insomma c'è una fuga dalle responsabilità da parte sia di Alessandrini che della sua giunta che di D'Alfonso e dei suoi componenti, l'esecutivo regionale. È ufficiale, Guerino Testa, consigliere comunale di Pescara, lascia il nuovo centrodestra capitanato in Abruzzo dal sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Alla base di questa decisione c'è la rottura rispetto alla non condivisione delle politiche nazionali portate avanti dal ministro dell'interno Angelino Alfano. Allora, ascoltiamo. Se viene presto vuol dire che basta, lasciamoci te. La notizia era stata dapprima smentita, poi silenzi, e dopo settimane arriva l'ufficializzazione. Divorzio fatto per Guerino Testa, il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Testa lascia NCD e torna alla sua lista elettorale, Pescara in testa, deluso dalle politiche nazionali che non si sente più di rappresentare. Perché in un momento di confusione politica che si sta vivendo sia a livello locale che a livello nazionale, bisogna essere chiari, mandare messaggi netti agli elettori e ai cittadini. Oggi non si può stare più in un governo di centrosinistra a livello nazionale e poi stare nelle varie regioni, province o comuni con il centrodestra o viceversa. Quindi noi abbiamo ritenuto in questo momento di fare chiarezza e di cercare di tentare in maniera convinta nella ricostruzione e rigenerazione del centrodestra a livello locale. Un centrodestra deve essere ovviamente innovativo, che deve essere inclusivo, che non deve essere più oggetto di veti incrociati e che deve avere principalmente idee e contenuti per rappresentare una valida alternativa alle prossime elezioni comunali.
A passare nel suo gruppo i fedeli Alfredo Cremonesi e Massimo Pastore. Restano buoni i rapporti con quella che Testa definisce un'amica dentro e fuori dalla politica. Abbiamo spiegato che la rottura tra virgolette è solo di natura politica, specialmente con il livello nazionale. Io mi auguro che Federica sarà sempre uno dei perni importanti del centrodestra regionale e locale, perché è una persona valida, però noi riteniamo che politicamente debba essere presa una linea ben precisa, perché la chiarezza e la nettezza, specialmente in questo periodo, sono fondamentali. Cambiamo argomento. Questa mattina a Pescara si è parlato di attività estrattive in Abruzzo, è stata avviata la programmazione sul territorio. Si parla di sostenibilità ambientale, questo è stato sempre un po' quello che era l'obiettivo di questo mandato per la regione Abruzzo a fronte di tante situazioni difficili, in questo caso le attività estrattive. Si vuole fare un quadro della situazione e vedere anche quali sono poi ovviamente le possibilità. È uno degli strumenti applicativi del tema dello sviluppo sostenibile in generale, che sul piano proprio delle estrazioni da suolo ha una capacità di incisione sul territorio importante. Fra l'altro è uno strumento che arriva con 33 anni di ritardo, un settore che è finora demandato una sorta di deregulation spinta, nel senso che tutta l'attività del governo, della governance istituzionale è demandata finora almeno al semplice aspetto autorizzativo, mentre invece l'aspetto pianificatorio veniva assolutamente disatteso. Quando si parla di attività estrattive, a quali materie si fa riferimento? Il piano in gergo è chiamato piano cave, ma in realtà non si parla solo di cave, ma si parla anche di ciò che l'ambiente naturale a livello di sottosuolo riesce a offrire. Riteniamo che ci siano comunque le condizioni per fare un buon lavoro, soprattutto un lavoro proficuo per la comunità abruzzese. Questa prima stesura che noi cercheremo di diffondere al massimo in ambito del territorio regionale e cercare di condividere con tutte le forze attive del nostro territorio, contribuirà a determinare uno strumento ancor più calzante alla realtà del comparto socio-economico e della comunità abruzzese. Dall'Università di Teramo arriva la ricetta per vivere 100 anni con il convegno internazionale intitolato Healthy Diet for Healthy Life. Si apre la prima fase del progetto europeo Marie Curie Repeat, finanziato con 2 milioni di euro proprio all'Università di Teramo. Elisa Leuzzo. Da Teramo la ricetta per vivere 100 anni, un importante studio dell'Università di Teramo, un progetto con oggi la partecipazione di due autorità mondiali. Le due autorità mondiali che oggi abbiamo invitato per lanciare ufficialmente un progetto di ricerca all'Università di Teramo, avuto finanziato dalla Comunità Europea, che si intitola Repeat, che troverete con il logo in tutto il pomeriggio, che tratta effettivamente di argomenti che vedono i nutrienti come un modo per combattere alcune patologie croniche. Specificatamente Repeat andrà a studiare nei prossimi 3 anni come con l'alimentazione si può contrastare alcuni problemi legati ai disordini alimentari e nello stesso tempo anche preservare la salute riproduttiva, che è un altro dei problemi che ci riguardano in una società moderna, dove ovviamente le donne sempre più tendono a posticipare la propria attività riproduttiva come conseguenza ovviamente dell'inserimento nel lavoro. Oggi parlerò un po' di tutte le cose che abbiamo fatto per tanti anni, che vanno dalla genetica dell'invecchiamento a come questa influenza le malattie, a poi l'uso di diete particolari che riescono a fare un po' quello che i geni fanno e quindi aiutare le persone a vivere più a lungo e meglio. Qual è la cosa che influisce di più oggi come oggi per quanto riguarda appunto l'invecchiamento? Sicuramente la dieta, adesso sappiamo che è il fattore più importante per l'invecchiamento. Ovvio che la genetica non la puoi cambiare, o almeno non adesso, e quindi la cosa più importante è la dieta, seguita poi dall'esercizio fisico, quindi queste sono le due cose che possono chiaramente avere degli effetti enormi, ad esempio sul cancro, ma anche sulle malattie cardiovascolari, diabete, eccetera.
Tanti nomi di spicco della cultura, ma anche dell'intrattenimento e della musica nel cartellone degli eventi estivi di Francavilla al Mare, che ovviamente avrà il suo clou nella tradizionale tre giorni della festa del patrono San Franco con i fuochi a mare. Allora, vediamo il servizio. Calendario degli eventi estivi, grandi firme per il comune di Francavilla al Mare che dopo il boom di presenze dello scorso anno punta a replicare anche nel 2016. De Gregori ed Elio le Storie Tese, i due nomi di punta per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, ma nella stagione estiva francavillese ci sono anche tanti appuntamenti con la cultura e lo sport. Un'estate 2016 in crescita, ci saranno gli Earth, Wind & Fire, ci sarà Raff, ci saranno Elio e le Storie Tese, ci sarà Maurizio Battista, ci saranno insomma tanti nomi di rilievo, Francesco De Gregori, me ne dimenticherò veramente tanti perché abbiamo un'estate piena, ricca di appuntamenti come abbiamo abituato a vedere i nostri turisti. Gli eventi sono sparsi su tutto il territorio, quindi Francavilla ha una caratteristica di essere una città di 7 km, quindi ad esempio, tanto per fare un esempio, il 1 agosto il concerto degli Earth, Wind & Fire si farà qui in piazza Sant'Alfonso dove ci troviamo in questo momento, Francesco De Gregori in zona Sirena e così via. Eventi dislocati su tutto il territorio, è chiaro che la riviera la fa da padrona perché la zona maggiormente antropizzata è quella frequentata, abbiamo il nostro mare. Il 25 giugno a Castelli, appuntamento con la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. Castelli aderisce a questa importante iniziativa promossa dal Club dei Borghi più belli d'Italia. Il programma per Castelli inizia alle ore 18 con la visita guidata al borgo, al Museo delle Ceramiche, al Liceo Artistico per il Design Francesco Antonio Grue, che include il famoso presepe monumentale e la raccolta internazionale d'arte ceramica. E termina poi allo splendido soffitto maiolicato della chiesa di San Donato, risalente al 1600. Abbiamo chiamato questo percorso l'amore per l'arte perché appunto il romanticismo abbiamo voluto intenderlo anche come riscoperta delle arti e della cultura. Poi alle 20 ci sarà la cena romantica nei ristoranti con menù dedicato e alle 22 presso la piccola chiesa di San Rocco ci sarà un concerto acustico del teatro mediterraneo chiamato Amore e Amore. Alle 23:30 presso Piazza Roma, nella piccola loggia di Piazza Roma, ci sarà il brindisi degli innamorati e alle 24 poi ci sarà il lancio delle lanterne come vuole insomma il programma, come da programma nazionale in tutti i borghi ci sarà, diciamo, ci piace immaginare che in quel momento tutti i borghi più belli d'Italia lanceranno al cielo le lanterne illuminate e sarà effettuato sul belvedere di Castelli con la splendida vista verso il Gran Sasso. E poi voglio ricordare il selfie del borgo romantico da postare su Instagram, che prevede in palio un viaggio, un weekend romantico per il vincitore di questo concorso. E fino al 26 di giugno in programma Bellante Paese, la settima edizione della manifestazione culinaria Sagra delle Lumache con specialità gastronomiche, mercatini tipici e spettacoli tutte le sere. Il programma, come tutti gli anni, un po' di arte e spettacolo per quanto riguarda l'intrattenimento, invece per quanto riguarda il menù, le classiche lumache che è proprio la denominazione della sagra, poi sono tagliatelle di ferro con lumache, pernettere bellantese, un piatto tipico bellantese con un tris di carne, piselli e funghi, poi sono classici arrosticini, salsicce, frittelle, formaggio fritto, eccetera, tantissime cose. C'è anche intrattenimento, la banda di Bellante, poi sabato sera il secondo taglio, un gruppo folcloristico, poi c'è anche il mercatino dell'antiquariato, dell'oggettistica, anche intrattenimento per i bambini con gonfiabili, giostre, quindi è una sagra aperta a tutti. Siamo appena insediati da qualche giorno, iniziamo subito con questa sagra che era programmata da tempo e quindi siamo orgogliosi e pieno appoggio di tutta l'amministrazione a questa sagra che, oltre alle caratteristiche culinarie con un piatto molto particolare, divulga e fa conoscere al di fuori di Bellante, al di fuori dei bellantesi, il nostro comune, il nostro borgo. Quindi ci interessa questo, che il comune di Bellante venga visitato e venga apprezzato dai cittadini della provincia di Teramo e dai turisti.
E siamo alla pagina dello sport, apriamo con il calcio di Serie A, il destino della Padula è rossonero, infatti l'ormai ex attaccante del Pescara è andato al Milan, 9 milioni di euro più uno di bonus vanno alla società biancazzurra per un accordo quadriennale con il giocatore che oggi ha effettuato le visite mediche e ha rilasciato le prime parole da rossonero. Le interviste sono realizzate da Sport Italia, che ovviamente ringraziamo per avercele concesse. Una trattativa lampo nel corso di un pomeriggio frenetico in cui a Napoli si attende una risposta da Gianluca Lapadula, che da giorni non arriva nel capoluogo partenopeo, più di qualcuno inizia a spazientirsi. Il Pescara ha l'accordo con tutte le squadre che hanno chiesto la punta, Sassuolo, Genoa, Juventus e appunto Napoli. La società di Preziosi cerca la fondo per Lapadula per poi cedere Pavoletti al Milan, ma ecco che proprio i rossoneri piazzano il colpo di coda che poi si rivelerà decisivo, anche perché in serata scade la deadline concessa al bomber per poter decidere serenamente la sua prossima destinazione. Il Milan, un'opzione che qualche giorno fa si era palesata, ma non poi così concretamente, si rifà avanti, spinto anche dal desiderio del giocatore di trovare una squadra importante e che gli dia la possibilità di giocare titolare. I rossoneri insistono. L'offerta, di 9 milioni pagabili in 3 anni, soddisfa la società biancazzurra. Decisiva la volontà di Silvio Berlusconi di costruire, anzi di ricostruire, un Milan più italiano. Per la Padula contratto quadriennale da 1 milione a stagione, più gli eventuali bonus legati al rendimento. Stamattina visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano e le prime parole da milanista dell'ormai ex bomber biancazzurro. Ringraziare tanto il mister, non solo per le belle parole, ma per tutta la fiducia che mi ha dato quest'anno, tutta Pescara, tutto l'Abruzzo, ringrazio veramente l'Abruzzo. Tante squadre ti volevano, perché hai scelto il Milan? Il Milan è stata una trattativa lampo e l'abbiamo voluta fortemente tutte e due ed era giusto così. Insomma, la Padula salta da un diavolo, quello del Teramo, ad un altro, quello del Milan. In mezzo una cavalcata trionfale sul dorso del delfino biancazzurro del Pescara. 30 gol sono l'eredità che lascia, non sarà facile adesso sostituirlo. La società del presidente Sebastiani ci sta lavorando e i contatti con Matias Suarez si intensificano. L'accordo col giocatore c'è, ora, ed è la parte più complessa, ci vuole quello con l'Anderlecht per regalare ad Oddo il sostituto che possa non far rimpiangere la Pagolla. E come anticipato dal servizio di Jacopo Forcella, Matias Suarez è un giocatore del Pescara, così riporta Sky. Superata dunque la concorrenza della Sampdoria e grazie alla cessione di Lapadula al Milan, gli abruzzesi verseranno nelle casse dell'Anderlecht, titolare del cartellino del giocatore, 1 milione di euro per averlo in riva all'Adriatico. L'argentino è attualmente vincolato ai biancomalva fino al 2017. E adesso scendiamo in Lega Pro. A Lanciano arrivano le cessioni ufficiali di Di Francesco e Boldor al Bologna. A Teramo invece, dopo gli arrivi di Ilari e Croce, è sempre più vicino l'accordo col giovane trequartista Federico Carraro. Il servizio. A Lanciano si attende l'arrivo del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Giuseppe Pancaro, ma aspettando il nuovo timoniere in casa frentana sono le cessioni a tenere banco, almeno per il momento, perché Federico Di Francesco e Dejan Boldor hanno salutato la truppa rossonera per andare a Bologna. Oggi visite mediche per i due giovani giocatori che passano alla società Felsinia, che investe circa 1,5 milioni di euro. Boccata d'ossigeno dunque per le casse della Virtus alle prese con la ripartenza dopo la retrocessione in Lega Pro, anche perché le scadenze del prossimo 30 giugno si avvicinano. In casa Teramo invece sempre più vicino all'accordo con il trequartista Federico Carraro. Il giovane calciatore scuola fiorentina in scadenza con il Pavia e mister Zauli lo vorrebbe per metterlo alle spalle delle due punte nel sempre più probabile 4-3-1-2 con cui giocheranno i biancorossi la prossima stagione. Carraro sarebbe il terzo arrivo dopo Ilari e Croce, mentre con Arrighini che torna a Cosenza e Guidone che si complica si cercano soluzioni alternative. Intanto il vicepresidente Ercole Cimini dà una prima valutazione sul lavoro di Lamberto Zauli. Ho parlato con Zauli mezz'ora, lo rispetto. Oggi posso dire Zauli come giocatore com'era, e se lui è l'allenatore che è come giocatore, gli faccio un in bocca al lupo e sicuramente farà molto bene. Certo, oggi noi abbiamo azzerato tutto con queste cose che stiamo facendo, gente nuova, scuola calcio diverso, stiamo azzerando un po' tutte le cose che dovevamo togliere.
percorso molto difficile, ma ci stiamo riuscendo e secondo me per fare molto meglio di quello che abbiamo fatto. E a proposito di Carraro, è notizia davvero di pochissimi istanti fa, il giovane trequartista ha raggiunto l'accordo con il Teramo e oggi pomeriggio potrebbe essere nella sede di via Oberdan per le visite mediche la firma sul contratto che lo legherà ai biancorossi. Si tratta dunque del terzo acquisto per la squadra del neotecnico Lamberto Zauli. E questa era anche l'ultima notizia del nostro giornale, il prossimo appuntamento con il TG6 alle 19 e poi la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.